Buona domenica a tutti ragazzi e bentornati a una nuova Top 10 di Call of Duty World War 2 con le clip mandate da voi durante quest'ultima settimana passata. Come al solito abbiamo 10 clip di vario tipo e alla fine abbiamo un bel po' di clip bonus. Vi ricordo che se volete partecipare alla Top 10 della prossima settimana dovete inviare la clip alla solita mail overloxclips@hotmail.com. Cercate, mi raccomando, di mandare sempre delle clip, diciamo, sullo standard delle clip che vedete nel video. Magari puntate anche sulla comicità, sulle clip strane per magari finire nelle clip bonus. Per il resto, bando alle ciance ragazzi e partiamo con la decima posizione. Decimo posto ragazzi, abbiamo Dark Theo 777 con la targ Billionaire's Money Gang, che si spara questa feed di pompazzo in faccia ai nemici. Una bella clip secondo me, anche perché i nemici erano davanti a lui che gli sparavano, quindi non è che li ha presi di spalle. Si è ritrovati tutti davanti, un po' addormentati come nemici, però insomma diciamo che li ha spaccati per bene. Poi è sempre carino vedere queste stragi fatte con il pompa, quindi decima posizione per lui. Nona posizione ragazzi, abbiamo Rick GB con un bel Thompson che non fa altro che tritare tutti i nemici che trova durante il suo cammino, portandosi quindi a una streak di circa 9 o 10, non mi ricordo. Molto carina perché comunque i nemici li fa tutti insieme più volte, insomma si ritrova tutti davanti, li trita e quindi alla fine poi viene fuori una bella clip, ecco. Una clip diciamo abbastanza comune che abbiamo visto un sacco di volte, ma comunque trattandosi di una strage fatta con le armi in maniera abbastanza veloce, secondo me è sempre piacevole, ecco, da guardare. Quindi complimenti a te, la nona posizione è tua. Ottava posizione ragazzi, abbiamo Sebutson 23 che si spara praticamente questa serie di kill, tra cui una quad feed che vedremo tra poco, fatta in un punto abbastanza insolito, ecco, diciamo non è la prima volta che mi mandate una clip di questo tipo fatta in questo punto, nemici molto lontani, quindi veramente molto carina, oltretutto molto veloce, quindi complimenti a te, mi è piaciuta veramente tanto. Settima posizione ragazzi, abbiamo Just Spyro che sta giocando cerca e distruggi, fa il primo nemico con lo sniper e guardate un po' che cazzo ci combina ora ragazzi. Sale sopra un nemico, gli spara dietro e lo turna in una maniera oserei dire umiliante, l'ha proprio umiliato. E poi vabbè, rimane l'ultimo nemico che ovviamente ammazza sempre lui. Veramente un'ultima clip, molto molto bravo. Sesta posizione ragazzi, abbiamo una clip abbastanza insolita perché il nostro amico MickeyGG98 non fa altro che fare l'ultima kill per il razzo V2, tirarlo, dopodiché si spara questa specie di clip devastante con tutti i nemici che sono vicino a lui e poi il razzo V2 va ad esplodere. Una clip insomma molto carina sia per la strage sia per il fatto che in tutto ciò c'è di mezzo anche un razzo V2, quindi insomma ha fatto una strage in un momento saliente, ecco, della partita, quindi veramente una bella clip, molto bravo. Quinta posizione ragazzi, ritorna Sebutso 23, proprio lui, comparso qualche clip fa sempre col car tra le mani, che non fa altro che fare una streak veramente molto lunga e molto bella, soprattutto con il car appunto. Non fa altro che camminare e uccidere tutti i nemici, tra l'altro i nemici li muoiono anche dopo un po', quindi presumo non abbia nemmeno un'ottima connessione, anzi assolutamente. E niente, lui continua così a killare tutti quelli che si trova davanti, quindi una clip molto movimentata e veramente molto bella secondo me. Quarto posto ragazzi, abbiamo una clip veramente fighissima fatta dal nostro amico I'm Bark Knifer, che non fa altro che farsi una quad feed di coltellino da lancio, bellissima, ve lo giuro, veramente bellissima, oltretutto finisce anche in azione eroica, quindi ce la possiamo rigustare sotto forma di azione eroica, veramente una clip molto skillata, ovviamente sia per la precisione nel tirare i coltellini sia per la velocità con la quale compie tutta questa impresa veramente spettacolare. Terzo posto ragazzi, abbiamo Lizzy Asr, che penso sia Lizzy ASR, credo, non vorrei dire cazzate, che niente, con in mano il suo PPSH si aggira per, diciamo, i cunicoli di Point Duoc e ora ci mostrerà come fare una strage devastante, infinita, cioè praticamente ammazza una marea di nemici, tanto che non si capisce più nemmeno chi sta uccidendo, chi sta hittando e basta, ne ammazza veramente una marea ragazzi, è una clip molto molto frenetica, molto figa, un po' incasinata forse, però insomma, lo sapete, insomma, io vado pazzo per queste stragi, quindi non potevo assolutamente non metterla. Qua vediamo anche un piccolo replay delle kill vere e proprie senza momenti morti. Quindi complimenti a te, ti sei meritato questa terza posizione della top 10 di questa settimana. Seconda posizione ragazzi, abbiamo Iker Asser, non so se si pronuncia così, fatto sta che comunque questo ragazzo ragazzi si spara una bella 5 on screen come andrete a vedere adesso nella solita zona, ecco, di Arden Forest, però un po' diversa, ecco, non è la solita clip dove stai a mirare il ponte e te ne fai mille che sbucano, ecco, lui si gira un po' a destra e a sinistra, ecco, insomma una clip abbastanza movimentata, poco statica e oltretutto dopo aver fatto la quinta si fa anche altri due nemici in maniera abbastanza carina, quindi un'ottima clip, seconda posizione per te.
Siamo arrivati alla prima posizione, ragazzi. Qua abbiamo Fire 02 dell'Everclan, che praticamente ci fa vedere come vincere una partita di guerra, comunque come salvare la propria squadra in una partita di guerra utilizzando soltanto pala e coltino da lancio. Guardate la kill che fa ora da lontano, ragazzi, assurda. Ma non è finita qui, già questa bastava secondo me per una prima posizione. Non è finita qui perché si lancia comunque all'attacco dei nemici, che stanno ovviamente spingendo per andare a piazzare la bomba e vincere poi la partita. E lui li fa tutti fuori con la pala e poi la partita finisce. Ragazzi, veramente spettacolare, ripeto, soprattutto la kill fatta da lontano col coltellino, che secondo me merita già solo quella la prima posizione, perché è stato un tiro da maestro. Poi vabbè, la fase finale in cui se li spacca tutti è eccezionale, veramente complimenti a te, non potevo non darti secondo me la prima posizione, sia per l'originalità sia per la spettacolarità. Siamo arrivati, ragazzi, alle clip bonus. Gustatevi sta clip perché vi giuro mi sono spaccato da ridere. Il nostro amico fa una kill con gli approvvigionamenti. Ora abbiamo anche la pop del suo amico in partita, che guardate, al tipo gli è caduta la cassa in testa. Ragazzi, sono morto quando l'ho vista. Vi giuro, raga, mandatemi altre clip simili perché mi spezzo da ridere. Cioè, mandatemi clip dove ammazzate gente con le casse, perché ve lo giuro rido come un bastardo. Qui, ragazzi, abbiamo Killer Beats che si spara una bella tripla one shot headshot in azione eroica. Guardate, ragazzi, veramente molto molto bella questa qua. Altra clip bonus, ragazzi, il nostro amico non fa altro che sparare a cazzo di cane in no scope wallbang e ammazzare uno senza parole, veramente. Qua un'altra clip sempre molto simile, il nostro protagonista spara in wallbang e come potrete vedere dopo diversi secondi gli dà una doppia collateral headshot, il tutto dopo diversi secondi, quindi spiegatemi che cazzo è successo, perché non lo so. Cioè, lui spara e dopo molti secondi i nemici muoiono, niente da dire. Ragazzi, le clip per oggi sono finite qui, spero abbiate apprezzato questo episodio. Mi raccomando, mandate come sempre le vostre clip alla solita email. Io vi ringrazio tutti per il supporto, spero abbiate apprezzato questo episodio, vi mando un abbraccio e ci becchiamo al prossimo episodio domenica prossima. Bella, ragazzi.